Salve a tutti, sono Ciro Cerullo. In questo nuovo tutorial vi mostro come ho assemblato un aeromodello a motore radiocomandato. Il progetto e la scatola di montaggio sono della Avistar. Le varie parti dell'aereo da assemblare vi escono così come state vedendo nel video. Per cui questo che stiamo assemblando è un aeromodello scuola ad ala alta. Esso è adatto proprio per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina. Il ragazzo che state vedendo nel video è Luca, mio figlio, il quale all'epoca aveva 13 anni e sarà proprio lui, con i miei consigli, ad assemblare l'aeromodello. Il primo consiglio che vorrei darvi è quello di controllare bene che non manchi nulla dalla scatola di montaggio. Ok, allora ragazzi, incominciamo. In questo momento stiamo assemblando la baionetta che serve per tenere insieme le due semiali. E set! Perché 14 facciamo 10 diviso 5. Con un righello segniamo la mezzeria della baionetta dell'ala. Questa cosa va fatta perché la baionetta deve entrare nella stessa misura sia in un'ala che nell'altra. Poca, più o meno quando un paio di cucchiaini nell'angolino. Adesso prepariamo una colla a base di resina epossidica. Basta. Ancora, vai. Mettiamo l'altro dito? Sì. Stessa proporzione, uguale. La resina epossidica è una colla bicomponente formata da due sostanze da miscelare insieme. Stesa? Metti pure l'altra adesso. Sono fuori. Piano piano. Vai. Piglia il cucchiaino, stendi un po' questa colla. E qua, stendila di qua, è brava. Questa Luca, non fa andare sull'ala. Vai Luca, fila dentro. Bene, una volta inserita la baionetta nella prima semiala, ora non ci resta che accostare anche l'altra semiala. Adesso anche sull'ala tagliamo il filo di copertura per montare il supporto sul quale va montato il servocomando del flap. Limiamo un po' i blocchi di legno finché non si adattano perfettamente alla forma delle ali. Per l'incollaggio dei blocchi usiamo sempre la resina epossidica. Una volta indurita la colla, possiamo installare il servocomando. Togli, fai dire. Ok, adesso prepariamo le barre degli alettoni e agganciamo le forcelle sulle scodrette degli alettoni. Infine, per completare l'ala non ci resta che fissare le barre al servocomando. Ok, per quanto riguarda la fusoliera, iniziamo a bucare il film di copertura della fusoliera per inserire i perni che servono per l'attacco delle ali. Thank you.
Centriamo bene i perni ed incolliamo tutto. Ok, ora passiamo al lato posteriore dell'aereo e rimuoviamo il film di copertura della fusoliera per far emergere la feritoia nella quale vanno inseriti gli stabilizzatori. La stessa cosa vale anche per lo stabilizzatore. Bisogna togliere la pellicola protettiva per favorire l'incollaggio dello stabilizzatore con la fusoliera. Metti direttamente dentro, non far andare oltre perché sennò può finire nei comandi. Come potete notare, abbiamo protetto con carta gommata la parte della fusoliera che non deve essere sporcata. Adesso installiamo anche il piano di coda verticale. Adesso montiamo i carrelli e utilizziamo viti e fermi. Fissiamo le ruote al carrellino utilizzando dei fermi a collarino. Ora tocca al carrellino anteriore. Contemporaneamente al carrellino fissiamo anche la squadretta che serve per sterzare. Prima di inserire dentro la fusoliera il serbatoio è necessario stringere lo stopper per evitare la perdita del carburante. È andato fino dentro, so che fai dire. È andato bene adesso. La radiotrasmittente che stiamo installando adesso è molto datata, infatti la comprammo una trentina d'anni fa. Adesso costano meno e sono molto meglio di questa. Allora, questa è la radiotrasmittente che va tenuto in mano. Questa è la ricevente che va installata a bordo. Questi qua invece sono i quattro servocomandi ed ognuno di essi serve a comandare un qualcosa. Per farla breve, uno serve per comandare il motore accelerare e decelerare, un altro invece è per i flap che si trovano sulle ali, un altro serve per il piano di coda orizzontale e l'ultimo serve per il piano di coda verticale. Su questo fogliettino ho fatto un piccolo schema su come vanno impostate le leve dei comandi. Per quanto concerne il motore, ho scelto il Super Tigre 45, la cui cilindrata è di 7,5 cm3.
bene. Quindi iniziamo ad installare la candela. Poi mettiamo il carburatore. Adesso è la volta del tubicino del carburante. Adesso passiamo ad installare il motore nel castello motore. Carissimi amici, volevo ricordarvi che le riprese di questo video sono state realizzate nel 2004. Purtroppo nel passato di tempo, infatti nel frattempo il ragazzino nel video, che sarebbe mio figlio Luca, è diventato un ingegnere elettronico. Questo che vedete è il collettore di scarico. Prima di posizionarlo è importante inserire la guarnizione che ci viene fornita nel kit del motore. Bene, stretto molto bene il collettore di scarico, ora passiamo ad installare il silenziatore, il quale va fissato con un piccolo chiavino esagonale. Vicino al silenziatore ho preferito installare anche questo tubicino di gomma piegato, che non è altro che un convogliatore di gas di scarico e serve appunto a convogliare il gas di scarico verso il basso, in questo modo non sporchiamo le ali. Un'altra cosa importante che volevo dirvi è che perché il motore operi bene in qualsiasi condizione di volo dell'aeromodello è necessario che il carburante affluisca al carburatore in modo costante. Per garantire questo che ho detto, allora bisogna installare una presa di pressione sul silenziatore, in modo che parte della pressione che naturalmente si crea all'interno del silenziatore viene convogliata attraverso un tubicino al serbatoio carburante. Ora è giunto il momento di installare l'ogiva e l'elica. Mi raccomando, per l'elica è importante attenersi alle istruzioni della casa costruttrice dell'aeromodello. Per chi mi ha seguito in questo video fino adesso, sicuramente si sarà reso conto che è molto facile assemblare un aeromodello da scatola di montaggio. Tant'è vero che io l'ho fatto fare a mio figlio Luca.
Ok, anche questo piccolo tutorial è terminato. Ora, prima di presentarci sul campo di volo per il collaudo dell'aeromodello, costruisco un attimo il supporto sul quale dovrò appoggiarci sopra l'aeromodello appena assemblato. Ok, siamo arrivati veramente alla fine del lavoro, il supporto è terminato, ora non ci resta che andare sul campo di volo e collaudare l'aeromodello. Bene, anche in questo piccolo tutorial siamo arrivati alla fine, mi auguro che sia stato di vostro gradimento, mettete un mi piace se avete gradito o meglio ancora iscrivetevi al mio canale. Grazie mille e saluti da Napoli. Il motore se non va bene, capito?